Puntata di Mamma Mia che settimana qui sulla 7D, martedì 10 di aprile. E allora oggi ci agganciamo a un tema proprio di cronaca, nel senso che lo avrete visto su svariati giornali, ovvero questa protesta indetta dai genitori francesi contro i compiti a casa, nel senso che trovano che siano troppi, che siano troppo demanding per i loro bambini e che così per colpa, tra virgolette, di questi compiti che si ritrovano a casa rinuncino ad altre cose che possono essere ugualmente stimolanti. Allora, come approcciamo noi questa polemica in Italia? Cioè, i genitori italiani sarebbero pronti a creare questa lotta sociale, diciamo, contro gli insegnanti e contro le istituzioni per difendere così i nostri bambini e per dar loro la possibilità di fare altre esperienze? Questo è il tema di apertura. Vi ricordo che poi ovviamente nel corso della puntata si parlerà anche d'altro, perché dipende dalle telefonate, dai messaggi che arriveranno da casa, quindi ne parleremo con i nostri specialisti, ma vorrei subito partire dal nostro forum, che saluto. Allora, buongiorno Barbara. Allora, cosa pensi dei compiti a casa? Figlia di 7 anni, quindi elementare? Seconda elementare, quindi ecco. Per fortuna hanno ne hanno ancora tanti compiti? No, Lilo ne ha pochi, solo il weekend. E comunque la scuola fa parte delle attività che lei ha come dovere, quindi i compiti li facciamo sempre. Io sono sempre vicino a lei quando fa i compiti, non perché voglia starli a controllare, delle volte leggo e mi faccio gli affari miei, però perché è un'attività che facciamo insieme, abbiamo poco tempo insieme, quindi questo rientra nelle attività che facciamo insieme. Quando farà quinta elementare presumo che li farà da sola, non penso di stare vicino a lei. Presumi e speri, diciamo. Spero, Liana, allora tu, mamma nuova del forum, giusto? Mamma nuova. Quanti figli hai? Due, okay. Una di 5 e una di 11. E con quella di 11 compiti tanti? No, primi anni di elementari sì, infatti lì è stato più faticoso, però sono stati i momenti in cui lei è un po' cresciuta, si è dovuta responsabilizzare, quello era il suo compito. E quindi lei li faceva, io mi facevo i mestieri, finito questo si faceva qualcosa insieme. Quindi avete trovato comunque un buon compromesso? Sì, è il suo dovere da quando è piccola. E lo ha capito, si è responsabilizzata. Piano piano, sì. Cecilia? Trovo i francesi parecchio coraggiosi, io ritengo. Beh, che in generale nella storia sappiamo lo che... Lo sono stati, infatti. Ecco, cioè... Io ritengo che i compiti siano un dovere... Non ritengo che Lisa ne abbia particolarmente in seconda elementare, li fa da sola, supervisiono. Che coraggio, 2 settimane senza compiti, una bella responsabilità, perché 2 settimane di programma ministeriale indietro, poi vanno a recuperare. Io non sono assolutamente... Però c'è chi dice, in fondo questi bambini, soprattutto quelli che fanno tempo pieno, finiscono alle 4, 4 e mezza, poi dopo... tornano a casa, devono ancora studiare, è vero che magari li toglie un po', no Filippo? Non lo so, dico io da... Io sono contrario a 4 libri e 3 zaini per le vacanze estive, arriva da me con una borsetta così con i vestiti e uno zaino così pieno di libri. Perché io sono... Allora, 3 mesi e mezzo di vacanza per me è già esagerato. Io facevo al massimo 6 settimane in Inghilterra, quindi cioè, il distacco era molto meno... io sono anche dell'idea che ci sono anche altre cose che aiutano molto durante l'estate. Beh, veramente sono esagerati, anche se lui è molto più avanti del suo cugino che frequenta un'altra scuola. Ma io, Zacca ha imparato. Però forse quello dipende anche dai bambini, non solo dalla quantità di compiti, no? Sì. Boh, Claudia, o dalla scuola. Tu che hai avuto 3 figli, come... Io adesso sono il primo a scuola. Devo dire, sono favorevole ai compiti, nel senso che fa parte di uno spazio di autonomia che devono guadagnarsi e imparare a gestire. Però è un incubo, un incubo. Poi avendone 3, di cui 2 non fanno i compiti, il poveraccio che fa i compiti viene assalito dagli altri, le palline, le cose. Oppure, per esempio, deve studiare la poesia.
Lui fa una fatica pazzesca e il secondo la sa già a memoria. Sì, la sa già a memoria dopo 3 secondi e quindi risse. Zacca ha imparato molto da essere appassionato di storia giocando in un gioco sull'Xbox che è un assassino che gira nel Medioevo e in Istanbul, Firenze, Roma, e lui è appassionatissimo adesso di storia e vuole andare a vedere il Pantheon a Roma, vuole andare a Venezia, quindi... Quindi ci sono anche altri modi, tu dici, oggi. Oddio, per... Ci sono un assassino. Modi per apprendere, no? Sì, assolutamente, non solo attraverso, certo, i libri. Però ne parliamo in maniera più approfondita con Roberto Buoli, insegnante. Dove sei? Eccoti, Roberto. Allora, qual è il modo corretto, più corretto, per affrontare il momento dei compiti per un genitore a casa, con i bambini, scuola primaria, quindi anche questa novità nella vita del bambino, no? Cioè sedersi e avere una prima responsabilità, cioè il compito. Premetto che in un tempo pieno assolutamente non dovrebbero esserci compiti poi a casa. Ah, ecco, dopo le 4:30. Hanno fatto 8 ore a scuola, a volte il genitore non le fa in ufficio, quindi... Ma... Al di là di questo, se ci sono dei compiti da fare a casa, vanno definiti spazi e tempi. Cioè, è giusto che all'uscita di scuola il genitore, parlando col figlio, dice: boh, adesso hai mezz'ora per merenda, per gioco, oppure andiamo un po' al parco, o fai piscina, o fai altre cose, poi in questo spazio di tempo fai il compito. E il compito non va fatto in qualsiasi posto, cioè, dove capita in casa o buttato, non so, bisogna sul avere divano. Uno spazio. Secondo designato. Me bisogna avere uno spazio. Quindi la scrivania. E poi ci vuole anche la presenza, almeno come possibilità di richiedere aiuto del genitore lì vicino. Ah, da che età secondo te è giusto avere appunto il tavolo e la scrivania? Cioè la scrivania e la sedia? Dalla prima elementare, cioè? Sì, quando comincia materna. La scolarizzazione può cominciare questa cosa qua. Solo che, ripeto, sono d'accordo con il genitore che interveniva prima, si possono apprendere tante altre cose andando al museo, andando a visitare, facendo delle altre attività, facendo altri percorsi, certo, che offrono. E anche perché il momento dell'apprendimento di tipo scolastico va fatto con gli insegnanti nello spazio e nel tempo scuola. Il genitore ha altri ruoli e altre funzioni. Certo. Secondo te, se un bambino, dato che capita, è particolarmente svogliato, distratto, non ha voglia di fare i compiti, in quel caso è giusto che un genitore insista e lo sproni oppure che lo lasci ad autogestirsi? In età di scuola elementare, soprattutto i primi anni, è piccolo, quindi va aiutato e gestito. Nel senso, deve fargli capire che è un suo dovere e ha presente il genitore che lo aiuta in questo. Ma non si può... poi quando alla quarta e la quinta successivamente può cominciare ad assumersi anche altre responsabilità, ma non posso dire al bambino di 6-7 anni: se non lo fai ti arrangi, vai a scuola. Certo. È una cosa troppo grossa. Certo. Allora, rapporto insegnante, genitore, figlio, il rapporto è un triangolo, non di tipo sessuale, sì, ovviamente, ma è pur sempre un triangolo, anche. È complesso. Qual è il modo giusto di porsi da parte del genitore nel rispetto del rapporto insegnante-bambino? Allora, il genitore davanti al bambino, secondo me, deve sempre sempre difendere l'operato dell'insegnante. Voglio dire, con l'altro genitore, arriva a casa, quindi. Ha dei compiti... Come si fa con l'altro genitore, anche se ha sbagliato, davanti al bambino, esatto, sempre difendere l'altro... Perché i genitori sono una figura importante. E non è che voi insegnanti siete perfetti. Assolutamente no. Sbagliate anche voi. Eppure tu dici davanti al bambino il genitore. No, perché tu vai a sminuire una figura che è importante in quello che è la sua educazione. Allora succede che se il bambino arriva a casa con un compito che ritengo eccessivo, eccetera, o che il bambino non sa fare perché magari secondo me genitore non è stato spiegato bene, io lo aiuto a farlo, poi ne parlo con l'insegnante. Ma il bambino deve sempre far passare che se lui ha questo impegno deve svolgerlo responsabilmente e che ha sempre mamma o papà, che lo possono aiutare. Ma se tu posso sei... poi dire sì? Una cosa, io volevo intervenire sul fatto dei compiti. Io non sarei così categorica nell'escluderli. Ci sono dei casi in cui ho dei bambini, anch'io sono una tua collega. Secondo me a casa puoi in qualche modo rinforzare quello che a scuola, per mancanza di tempo, numerosità delle classi, non si riesce a fare, quella dedizione uno a uno. Io ho bambini che sono aiutati fortemente dai nonni, riescono veramente ad arrivare al livello dei compagni grazie al lavoro extra che fanno a casa. Quindi non direi tu cur che non si devono fare, certo, i compiti. Dipende dal bambino, dipende in alcuni casi dalla disponibilità. Però voglio sentire da Roberto allora se sei d'accordo o meno a dare i compiti a casa a questo punto. No, io personalmente in estate, durante le vacanze di Natale, do dei consigli di lettura. Sì. E invece un'altra abitudine che comincio dalla prima con filastrocche e poi continuo nelle altre classi, una poesia a memoria. Perché ritengo importante... Tutti i giorni? Tutti i venerdì.
Ah, i venerdì, ecco, quindi no, per il... tutti i giorni mi sembrava, tutti i giorni mi sembrava trovarne 200 all'anno, può d'ora, no? No, quindi tutti i venerdì un weekend una poesia, beh, ce la si può fare, non è, non è troppo... Credo di sì, perché riesci ad abituare una capacità che a scuola non hai tempo di ecco, fare. Ecco, devo dire che tutte queste problematiche, tutti questi dubbi ce li stiamo mettendo adesso per i nostri figli, nel senso che se io mi ricordo... l'altro ieri ovviamente, quando io frequentavo le scuole, erano scuole molto rigide e molto severe, che creavano non poca ansia di prestazione, ma non solo le elementari, però voglio dire liceo classico, una quantità di compiti, una quantità di ansia da prestazione notevole. Allora voglio mi rivolgo a Nicola Iannacone, psicologo e psicoterapeuta, per chiedergli se effettivamente troppi compiti, troppa spinta su questi bambini, quindi anche troppe nozioni, non creino effettivamente troppe ansie poi a questi bambini. Beh, indubbiamente avere una massa di lavoro da fare a casa, nel rapporto con i genitori, i bambini conoscono bene i loro genitori, conoscono anche i momenti di, come dire, di fatica, i momenti di difficoltà che i genitori possono avere nel dedicare del tempo, possono creare nel bambino questa tensione di voler fare le cose, di voler tenere sotto controllo le cose, allo stesso tempo di avere questa situazione un po' complessa da gestire, perché si trovano in questa situazione. Quindi il problema dell'organizzazione del tempo e del, come diceva prima il maestro, e del decidere prima della partita. Maestro partita. Sembra maestro Zen, ti piace sì, Roberto? Il maestro mi piace. Il maestro è un po' tipo Terzani o Osho. No, è molto alto, è imbarazzante. Beh, ma l'elementare è il maestro. Si chiama il maestro, no, è vero? No, noi ci dovevamo alzare, buongiorno maestro. Adesso ci si alza ancora nelle scuole? No. Vedi, c'è più compiti ma meno educazione, mi viene da dire. No, non è più compiti, Ma da me non ci sono. No. Ah, no, non è vero. Si danno tutti questi compiti. Ma in molte classi in via Crocefisso non li danno. Ma neanche noi tempo li pieno. Diamo. È vietato quasi durante la noi, settimana. Noi, evidentemente, io non so, io mi ammazzavo di... I compiti nelle prime classi. Però poi, allora chiedo a Nicola, certo. Però poi al di là del compito, della quantità di compiti, non subentra anche... quando uno va a scuola iniziano i voti e col voto inizia il paragone col compagno, quindi quella cosa lì non crea ulteriori ansie al di là del compito proprio con l'ambiente scolastico al bambino? Ma intanto beh, una piccola, il voto alle elementari mi sembra che sia una cosa sbagliata proprio nel senso del modo con cui si vuole giudicare un bambino. Però si dà o è cambiato anche quello da quando io purtroppo... non frequento più? Il bambino poi ha bisogno di avere una gratificazione rispetto al suo lavoro e di misurarsi. Sì, c'è gratificazione, certo. Però se quasi sufficienti. No, ma non puoi per esempio dare 10 a tutti, se anche uno che fa tutti gli errori, perché si sa misurare tra di loro i bambini. Ma il problema del numero, secondo me. Sì, beh, devi graduare, non è che gli dai uno o due. Cioè, però il numero. Perché invece di 10 gli dai 9 o gli dici sei stato bravo. Però secondo me il numero non aiuta. Si crea dibattito. Sta nascendo il dibattito in studio. Te lo dice una che prendeva sempre 4 in latino, ovviamente, la mia rivincita. Il fatto che siamo tornati non vuol dire che sia una cosa giusta. Cioè, io penso che più che il Nicola è contro il voto. Il voto non serve. Crea ansia. Ma no, perché crea confusione. Secondo me crea confusione, perché hai 5, ma cosa vuol dire? Hai 6, hai 7, hai 8. No, ma è sempre accompagnato nelle prime classi. Il problema è come si giustifica il voto. Allora, è quello che conta. Allora, il fatto di far capire quali sono i limiti, quali sono le difficoltà, cosa bisogna rafforzare, che cosa invece si fa molto bene. Ecco, allora, ma quello glielo si dice, ma ci mancherebbe. Ma allora qual è l'approccio giusto? Nicola, l'approccio giusto che un genitore dovrebbe avere davanti a una nota o a un brutto voto? Allora, l'atteggiamento giusto del genitore dovrebbe essere anche qui, deciso prima con l'insegnante, cioè prima di iniziare questo gioco dell'apprendimento, questo grande gioco della scuola, l'insegnante dovrebbe dare al genitore un ruolo e dire quando arriva un voto negativo, un giudizio negativo, quando arriva una nota, che cosa potete fare voi, che cosa può servire al nostro lavoro di squadra. E allora quello che manca è questo accordo prima. Arriva il voto, allora ci sono genitori che enfatizzano, ci sono genitori che non lo vedono perché neanche. Non dimentichiamoci che se in Francia si arrabbiano perché i bambini hanno troppi compiti, qua i maestri, i genitori si arrabbiano col maestro se il maestro dà un brutto voto, cioè cose che... Sembra solo dirlo, ma veramente ai miei tempi non esisteva, cioè ai miei tempi prendevi 3, arrivavi a casa e arrivavano gli schiaffoni, cioè è un po' cambiato, no? Adesso come osa lei mettere in sufficienza mio figlio? Cioè, non è, sembra che i genitori... Sono un po' confusi i ruoli. Cioè, sì, non c'è un accordo, è quello che sì, il mio osservatorio... Non c'è un accordo, insomma, l'educazione dei bambini...
è un'educazione che va condivisa, il solito villaggio a quale fa riferimento, e i genitori e gli insegnanti dovrebbero considerarsi dei professionisti dell'educazione. Poi uno è specializzato nella quotidianità e l'altro è specializzato negli apprendimenti delle discipline, ma dovrebbero decidere... Collaborare. Collaborare. Perfetto. Come professionisti. Allora, questo era il tema di apertura, so che ci dovrebbe essere una telefonata. Pronto? Pronto, salve. Ciao, chi sei? Sono Silvia da Torino. Ciao Silvia da Torino, prego. Ciao, io devo fare una domanda al pediatra. Oh, quindi mettiamo in stand-by un attimo il tema, prego a Piero. Sì, perché praticamente da un paio di settimane mio figlio, adesso ha 4 mesi, ha iniziato a sbavare, a mettersi le mani in bocca e questa settimana non ha preso peso. La pediatra mi ha detto che può essere che manchi il latte oppure che comunque abbia bisogno di un'aggiunta. E mi ha detto di fare una doppia pesata. Mi hanno anche detto che potrebbe essere un'infezione delle vie urinarie. Io volevo capire se la mia idea che fossero i dentini ha un senso, perché io la pediatra l'ho detto, ma lei non mi ha dato risposta in merito. Può essere che metta i denti a 4 mesi? Innanzitutto buonasera. Sì, può darsi che l'eruzione dentaria anche a 4 mesi possa avvenire. Le chiedo una cosa, la bambina è allattata al seno? Sì. È allattata solo al seno. È allattata solo al seno, quindi la mancata crescita è attribuibile molto probabilmente al fatto che lei ha una qualità o una quantità di latte che forse sta iniziando a scarseggiare, perché non è, diciamo, che ci sia una vera e propria correlazione tra l'eruzione dentaria e il fatto che la bambina non stia crescendo. Quindi sul versante non crescita io sono più propenso a pensare che è una scarsità di latte materno e che quindi un'aggiunta sia necessaria. Dico anche che quello che lei mi ha detto, il fatto che la bambina sta sbavando molto, che porta gli oggetti in bocca, che porta le manine e il pugno in bocca, è indice di una preparazione ad un'eruzione dentaria. Quindi sono due cose parallele. Esatto, sì. Cioè è vero che forse lei manca un po' il latte ed è vero che esatto. Presto riguardo al discorso dell'infezione delle vie urinarie, che mi sembra che lei abbia accennato. Sì, infatti sì. Io mi sono preoccupata perché il bambino Lorenzo non ha mai dato segnali, nel pannolino la pipì la fa, non ha... Sì, no, ma infezione delle vie urinarie molto probabilmente che quello che le ha detto la sua pediatra è dovuto al fatto che possa esserci, però il bambino lei non mi dice che ha febbre, non ha mai avuto febbre. Non ha mai avuto febbre, non ha neanche malessere da fame, cioè non è che un bambino irrequieto. Guardi, che le dico, è chiaro che io non visitando suo figlio non posso esprimere dei valori e dei riferimenti precisi, però per quello che lei mi sta dicendo molto probabilmente la scarsa crescita è dovuta a una scarsità di latte e il fatto che sbavi tanto all'inizio. Quindi ti sentiresti per ora di escludere le vie urinarie. Sì. Va bene, grazie per aver chiamato. Grazie, Silvia. Ciao, 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 ciao. Noi ci fermiamo per pochi minuti, torniamo subito dopo la pubblicità ancora con la seconda parte di Mamma mia che settimana, tra poco. I'm gonna want the child. C'è mamma mia che settimana, allora voglio sentire subito dalla nostra Elastimam se stanno arrivando delle domande, dei commenti riguardo a questo tema. Sì, ne abbiamo un po'. Allora, Jenny dice, figlia di 8 anni, terza elementare, i primi 2 anni sono andati da Dio, ma questo, dove si inizia a studiare per bene, è un trauma, dipende molto dalla capacità degli insegnanti, che spesso fanno in modo che i bambini odino la scuola, si torna a casa da scuola, un po' di relax concordato e poi i compiti finché non sono finiti, a volte fino a tardi, a volte va tutto liscio, a volte sono ricatti, urla e pianti, i compiti stressano anche loro. Invece c'è una super tata che mi piacerebbe conoscere. La parola si chiama Marina, la parola magica è routine quotidiana. Si arriva a casa, si mangia, si guarda un cartone animato di mezz'ora, dopodiché ci si siede alla scrivania. È importante, come dicevano gli esperti, avere uno spazio solo per loro, per i compiti. Prima il dovere e poi il piacere. Essere inflessibili con questa regola aiuta a creare un'abitudine. Sarà difficile che si opponga, capirà da solo che è una regola conveniente. E poi dice, è importante interessarsi ai compiti e gratificarlo dopo che ha finito. Ah sì, al massimo inizierà con gli Xanax a 12 anni, ecco. Cioè, al massimo la controindicazione può essere quella. Esatto. Va bene, non ci sono altre cose? No, di interesse no, perché tutti hanno figli piccoli, dicono no, non è ci vero, sono ancora, noi siamo tutte molti, mamme di figli ancora in età preescolare. Esiste homeschooling in Italia?
Pochissimo. Non credo, non cioè, credo. È legale? Puoi farli da privatista. Sì, però comunque spieghiamo, l'educazione parentale è chiamata qua in Italia. Devi dare comunque l'esame. Ma non è come in America, devi fare comunque l'esame se parificato. L'esame lo devo fare io poi, non tu, no, no, no. No, è possibile che tu dica che tuo figlio lo prepari, lo mandi gli esami da privatista. Sì. Esiste anche la scuola. Però in realtà c'è tutto un programma per cui diventa un po' difficile, credo. Ma, no, fai mancare tutta la socializzazione al bambino. Sì, ecco. Di base. E poi non ci sono le risorse. L'esperienza dello stare con gli altri. Domanda al volo. Ma i corsi interattivi, che adesso bambini di tutte le età, da 5 in su accendono un computer, io vedo che il mio è molto più stimolato se vede una cosa in televisione che lui può interagire. Cioè, stanno integrandoli? No. Ma se non ci sono i soldi per pagare il professore? Non abbiamo i soldi per pagare i maestri, figurati i computer. Non c'è la lavagna, ma interattiva. Dover portare i libri da scuola a casa e da casa a scuola. Allora, a proposito di questo, a proposito degli zaini pesantissimi, e questo appunto anche nella nostra epoca, anche se adesso vedo che i bambini si sono organizzati col trolley, molto più moderni di noi, però voglio chiedere a Nicola, visto che so che c'è un'iniziativa che si chiama Senza Zaino, sì, rispetto a quello in Toscana? Sì, in Toscana riguarda... Di che cosa si tratta? Si tratta di una scuola organizzata secondo dei modelli di scuola nuova, perché poi questo tema dei compiti ci portano a ragionare su cos'è la scuola e come dovrebbe cambiare, perché è ancora la scuola dell'Ottocento, purtroppo, e quindi, come diceva prima il papà Filippo sì. Le questioni sono... fanno fatica ad emergere. È una scuola semplice, dove hanno abolito i banchi, hanno abolito la cattedra, hanno abolito il lavoro individuale, non ci sono più gli astucci, le cartelle personali, ci sono dei tavoli di lavoro perché si lavora in gruppo, perché si fa la maestra, perché parliamo di scuole elementari e anche di scuole primarie, anche di scuole secondarie di primo grado, la maestra ha una sedia con le rotelle e quindi si sposta nei vari tavoli per facilitare il lavoro. Quindi non sedia a rotella, ma con le rotelle. Sedia con le rotelle. E quindi si crea questa situazione dove... Però domanda, io genitore... Aia, sì. Scusate, io genitore... Una scuola pubblica, statale, secchio, senza risorse... No, però ho capito, però io genitore, a un certo punto va bene, capisco per la scuola materna, capisco prima elementare, dopodiché però io genitore voglio che mio figlio, magari non che porti 20 kg di libri sulle spalle avanti e dietro la scuola, però che apprenda didatticamente a leggere, a scrivere... Certo, questo avviene. Lo fa attraverso altri modi. Certo, ma questo viene a scuola, i libri a scuola. Ah, non deve riportarlo i libri a scuola. Ma ci sono scuole. Sono incinta, ho la scusante. Ma secondo me i libri le lasciano a scuola, portano a casa se devono studiare qualcosa. Hanno il famoso armadietto che noi vediamo sempre in telefilm. Abbiamo degli scaffali. No, non siamo come gli americani che hanno loro. Ci sono gli armadietti. E quaderni di colori diversi. Uno è anche responsabile, no? Aumenta di più la responsabilità, perché se tu sai che il libro che hai a scuola non lo devi né stracciare, né scarabocchiare, né altro... E se mai dovesse succedere una cosa del genere, rifondi. Vieni punito, esatto. Certo. Basta, hai poi quelli i tuoi su cui studiare, e quindi il tragitto da casa a scuola lo fai privo. Ci sarebbero meno scoliosi in Italia. I loro libri individuali a scuola. Ecco, su questo discorso dei libri, poi, in questa scuola hanno dei quaderni speciali per facilitare la scrittura, secondo un modello anche molto preciso. Comunque è tutto documentato su internet, scuola senza zaino. .net. La questione interessante è che su questo tema dei libri ci sono delle scuole superiori, in questo caso in Puglia, l'ho letto da pochi giorni, dove hanno abolito il libro, gli insegnanti le loro dispense le fanno diventare libro di testo, i ragazzi se li stampano, per cui anche con un'attività diciamo di cooperativa interna, tutto quello che si risparmia in termini economici, 350 euro rispetto ai 50 di questo materiale prodotto dalla scuola, viene investito in attrezzatura informatica. Ma si fa anche qua, Lo so che si fa anche qua, ci sono scuole che comprano i libri come scuola. Si chiama scelta alternativa. Come scuola, comprano i libri tutti assieme, vengono assegnati e quindi non c'è l'acquisto personale del libro. No, sono vari modelli di scuola che però cos'è che dimostrano? Che c'è una situazione a macchia di leopardo. Cioè, quindi sì, certo, non c'è una situazione omogenea in tutto il paese. Il problema è che la scuola dell'Ottocento deve cambiare, sì. Banco, ma sedia, banco, tutto, cattedra, sì. Lavagna, perché questa quello è la scuola dell'Ottocento. È rimasta tale quale. È rimasta tale quale. Sull'iPad adesso, no? Sì, certo. E anche i bambini. Molto probabilmente tra 10, 20, 30 anni, io non so adesso i tempi di progressione della scuola, di cambio della scuola, no, però molto probabilmente troveranno a scuola degli schermi.
dove studiare. Sì, ma è una questione di scelte, scusate, di politiche educative, di allocazione dei valori. Noi in Italia ce ne freghiamo della scuola, è una priorità sempre nelle politiche. Quando tu devi mettere nel budget questo che dici te, la lavagna interattiva, la LIM, ce n'è una per scuola adesso. Sì, purtroppo e pochi che la sanno usare. Sono... Va bene, non riprendiamo risorse... questa cosa perché sta prendendo una deriva troppo politica, troppo sociale, che è fondamentale, però è un altro programma. Invece adesso voglio, lontanissime ancora dall'età scolare, dal preoccuparsi come impatteranno i compiti sui loro bambini, sono le nostre tre mamme, protagoniste della nostra docufiction. Eccole. Vieni a darmi un bacio. Vieni. Ciao. Andiamo da Jacopino. Oggi sono venuta a fare la zia. E visto che insomma mia sorella ha un impegno, taglielo tu. Brava. Hai visto che adesso non piange più, che gli hai dato un ciuccio? Mia sorella ha 4 anni più di me, siamo sempre state abbastanza cane e gatto, però adesso forse sarà che ci accomuna anche la cosa di essere mamme tutte e due. Il rapporto si è sicuramente rinsaldato. E poi ormai sono diventata la sua confidente, ci sentiamo 25 volte al giorno, telefonicamente, mail. Chiara, stanotte si è fatto la pipì in faccia. Stendiamo un velo pietoso. Ci scambiamo, ecco, le opinioni, perché insomma il primo periodo è quello peggiore in assoluto. Si ha fame. È vero che vuoi la pappa? Vuole la pappa. Vuole la pappa. Mm-mm. Vuole la pappa della mamma. Della sua mamma. Ricordati che devi lasciare spazio per i giocattoli nella valigia. Questo? Sì, non solo i libri. Fare le valigie con James è molto interessante, perché tiro via delle cose e poi le rimetto dentro. Lui cerca di mettere delle cose nelle mie valigie. Lui ha una sua valigia personale in cui può mettere tutti i suoi giocattoli. È molto emozionato. Mi aveva chiesto se poteva portare la sua valigia. È stato molto tenero fare le valigie con lui. Allora, abbiamo i pigiami. Sì. Fammi vedere. Per 5 settimane. Ok. Noi non portiamo molti bagagli questa volta perché abbiamo molti vestiti in Arizona. Di solito lasciamo lì delle cose, però questo non vale per James, perché negli ultimi 2 mesi è cresciuto tanto. Non dobbiamo portarci le giacche. No. No, fa caldo. Andremo a nuotare. Sì. Andremo a nuotare all'aperto in Arizona. Lo fa un sorriso a papà, eh? Fa un sorrisino a papà. Stamattina è stato bellissimo perché ogni volta che gli parlavo mi faceva dei grandi sorrisi. Bellissimi, ma veramente, veramente belli. Luigi sorride, la mattina soprattutto sorride tantissimo. Sorride a me, sorride al papà, sorride proprio in generale. Ma anche con gli occhi chiusi, magari sta ancora dormendo, lui sorride. Ci sono stati dei momenti anche di sera nel lettone con me e la Debora, dove io ho parlato dicendo che volevo giocare con lui quando diventava grande, volevo fare delle cose, se lui aveva voglia, e mi rispondeva con un sorriso. Se tu mi fai un sorriso io vado al lavoro tranquillo, se tu non me lo fai io vado al lavoro tutto incazzoso. Io spero che stia incominciando a essere un po' più intenzionale il suo sorriso. Perché magari sta incominciando a vedere un pochino di più e magari sta iniziando a scoprire, si sta guardando più intorno, è più incuriosito o guarda appunto il viso del papà o il mio. Pensaci bene. Allora vai, si inizia col sorriso. Allora, Piero,
Abbiamo visto Deborah e lui, Antonio, sciogliersi davanti a questi sorrisi, a queste espressioni facciali, chiamiamole così, del neonato di poco più di 2 mesi ormai. A quasi 3 mesi, mi sembra. Sono reazioni involontarie o il bambino stava veramente sorridendo? Guarda, il bambino in quel momento lì inizia a riconoscere dal tono della voce, dai lineamenti che diventano sempre più nitidi, quelli che sono il volto del papà e il volto della madre, quindi li riconosce come familiari. E dal tono della voce ha questo riflesso, no, condizionato, che è quello del ridere anche lui, ma perché inizia, e questo è il periodo in cui inizia proprio la relazione, mentre se quelli di prima potevano essere dei riflessi involontari, quelli di adesso, questo è proprio un inizio la scoperta. Esatto, di relazione che c'è tra il genitore e il bambino. Quindi non vuole necessariamente dire ti sto sorridendo, ma vuol dire ti riconosco. Sì, certo, esatto. Cioè io ti riconosco in quanto familiare, esatto. E questa cosa mi fa stare bene. Siamo stesso gruppo, esatto. Sì. Non sto ridendo per una barzelletta, insomma. Ok, ho capito. Allora, anche invece... se quel papà lì è molto spiritoso, per quanto mi riguarda. Sì, no, è molto, molto. Ci fa sempre molto compagnia e molto ridere, Antonio. Allora, e se a volte si riesce a comunicare con un bambino, con un sorriso, così con un riflesso forse involontario, figuriamoci quando inizia il linguaggio. Allora vi voglio raccontare la storia di sono Francesca Del Rosso e Daria Polledri, buongiorno. Sono autrici del dizionario che io adoro, già solo il titolo, dizionario italiano bambinese. Allora, innanzitutto voglio sapere com'è nata questa idea e che cos'è l'italiano bambinese. Allora, ispiratori sono stati i miei figli, io ho 2 bambini, uno di 2 anni e uno di 3 anni e mezzo, e quando hanno iniziato a parlare hanno tipo scatenato in me una voglia irrefrenabile di scrivere ovunque fossi, mi trovassi, su un post-it, sull'agenda, sul telefonino, le prime parole o le prime frasi divertenti e le prime storpiature. Quando dopo un po' di tempo mi sono trovata a avere 1000 fogliettini, 1000 scritte diverse su vari posti, le ho raccolte tutte, mi sono accorta di avere un materiale abbastanza ricco, e allora ho pensato perché non scrivere proprio un dizionario della lingua bambinese. Fatemi degli esempi di che cosa vuol dire bambinese. Bambinese riguarda quelle parole che vengono storpiate comunemente, come potrebbe essere la parola vongola, cioè pasta con le vongole si trasforma in pasta con le gongole, piuttosto che altre simpatiche evoluzioni del linguaggio che comunque fanno sorridere. E la cosa bella è proprio poterle fermare come una fotografia. Noi abbiamo voluto scrivere e fermare queste parole proprio per formare quasi un album, non di fotografie ma di parole, che poi un giorno si può sfogliare e ripercorrere un po' i momenti, il linguaggio come era un tempo, perché siamo stati piccoli sia nel fisico ma anche nel linguaggio. Pensa che c'è chi nel linguaggio non cresce mai, voglio dire, no? È vero. Allora, rispetto, al di là delle vostre esperienze come mamma, e che quindi immagino abbiate raccolto in prima persona il bambinese dei vostri figli, dove altro siete riusciti un po' a rubacchiare cioè... abbiamo dovuto rubare parecchio, perché chiaramente Da dove? Come avete fatto? Allora, considera che abbiamo preso una lista di circa 450 parole, che sono le prime 450 vocaboli, insomma, che vengono detti dai bambini fino ai 3 anni, 3 anni e mezzo. Abbiamo fatto proprio una lista e poi l'abbiamo, come dire, regalata un po' al web, quindi ad alcune community di mamme, fra cui Mamme Acrobate, che ha subito preso l'idea, ha chiesto a tutte le mamme del sito di aiutarci a compilare questa lista, sia a tutte le mamme, amiche, colleghe, che erano quindi una marea di mamme che si sono auto chiamate a vicenda, si sono inviate gli file Excel, in modo che poi noi abbiamo, diciamo, tirato un po' le conclusioni. Abbiamo fatto per ogni parola almeno 3 traduzioni, però lasciando sempre uno spazio bianco, appunto, per creare poi un dizionario bilingue assolutamente personalizzato, perché poi questo vuole essere anche un piccolo dizionario personale. Certo, una sorta anche di diario di crescita del proprio bambino. Assolutamente sì. Al di là di questi neologismi coniati dai bambini più svariati, so che ci sono anche le perline di saggezza. Sì. Cosa che sono le frasi, oltre alla parola che Fateci può far degli esempi. Ma guarda, a me è venuta in mente proprio ieri, non l'ho neanche inserita nel dizionario, il mio bimbo più piccolo di 2 anni, cioè quello un po' più grande, mentre io stavo allattando il più piccolo, mi ha detto: ma cos'è che stai facendo? Sto allattando Mattia.
Ah, e cosa c'è lì? C'è il latte? Coi bitotti? No, coi biscotti ancora non c'è, il latte coi biscotti non abbiamo ancora prodotto, probabilmente fra un po' ci sarà anche. Quindi il latte coi bitotti nel seno della mamma, ho detto questa me la devo segnare perché c'è una perlina di saggezza così, non la ritrovo più. Un po' appunto la pasta con le gongole, ieri ancora mi ha detto questa è la scriva mia e questa è la scriva tua. Ho detto no, certo. È vero che ognuno ha la sua scrivania, ancora non abbiamo iniziato i compiti, ma... Sì, però, ripeto, c'è chi a 35 anni ha scoperto che Caval Donato non fosse un nome Donato, ma fosse stato Donato. No, non ci credo. All'ignoranza non c'è mai fine. Però le gonghe, sì, io ero convinta che fosse Cavalzi. C'è il nome Donato in italiano? Sì, certo. Pensavo non si dovesse guardare in bocca solo a lui, solo a cavallo che si chiama Donato. Bene, ho fatto il classico, vedi i traumi. Filippo. Ma le gonghe è universale, quindi sono contento. Mio figlio può andare in qualsiasi ristorante, chiede le gonghe e viene dato spaghetti alle gonghe, perché anche lui è subito gonghe. Ma quello è come semaforo che si diciamo. Senaforo? No, non lo, cioè, i bambini non riescono a dirlo, no. Dicono femaforo. Femaforo. Cioè, ci sono delle parole effettivamente che ritornano di difficoltà, sì, soprattutto vomito si trasforma in gomito, vomito, sì, sono certo. Abbastanza comuni. Zacca, una volta stavamo giocando dopo aver visto il cartone animato di Tarzan. Babbo, tu sei Tarzan, io sono Tarzanello. Sì, amore, ho detto sì, amore, ma solo qua in casa. Va bene, non so, sei andato oltre a specificare l'etimologia di Tarzanello? Sì, qua in casa va bene così. Va bene, allora noi ci fermiamo per qualche minuto per la pubblicità su questa visione fantastica di Tarzanello. Torniamo per l'ultima parte di Mamma Mia che settimana, ci saranno le ricette della nostra Texan Laurel Evans e ci sarà Laura Sidoti e molte altre ancora, tra poco. I'm gonna walk the job. Settimana, ritroviamo Laurel Evans sempre coloratissima, buongiorno. Buongiorno. Quale ricetta oggi? Oggi facciamo il crumble, però okay. Una versione più veloce e versione mini, quindi... Ok, facciamolo. Ok, allora, qui abbiamo frutti di bosco misti, quindi abbiamo fragole a pezzi, lamponi, mirtilli, può funzionare qualsiasi tipo di frutti, certo, di bosco. Mettiamo un pochino di zucchero, qui... Bianco? Sì, zucchero bianco normale, si okay. Può usare anche il zucchero integrale, volendo. Qui devi andare un po' a gusti, perché dipende dalla dolcezza della frutta, non vuoi zuccherarlo troppo. Certo. Quindi metti pochino. E poi assaggia. Metto un cucchiaino di succo di limone. Ok. Poi metto anche un cucchiaino di farina, così si amalgama tutto quando si sciolgono tutti i succhi. Sempre okay. Con la sua forchettina, lei? Sì, certo. E poi una presina di sale. E questa è la parte della sale? Frutta. Sì, sale ci va sempre nei dolci. Sempre nei okay. dolci per dare un po' di sapore in più. Esatto, okay. I sapori. Poi qui facciamo la parte del crumble, che è con il nostro burro. Un po' burro. Di burro. Non mi può mancare. Niente, secondo me se si va a casa di Laurel e si apre il frigo, lei ha dei rifornimenti di burro. Cioè, noi abbiamo l'acqua, il latte, quelle cose che... Lei burro, che io non può mai ho il freezer pieno di burro, in realtà. Cioè, non ho dubbi, perché... Quando mi serve, cioè, ce tu sempre. Se rimani senza burro potresti morire di fame. Sì, esatto, come rimanere senza latte. Esatto, cioè, un po' di zucchero. Un po' di zucchero ancora. E con questo facciamo una crema. Ok. E poi mettiamo dentro un po' di biscotti frollini, sì, così. Qualsiasi, sì, qualsiasi frollino, quindi biscotto spricciolati. Secco. Sì. Biscotti secchi, spricciolati. E questo dà un po' di croccante a tutto il crumble, che è molto buono. Poi mettiamo un po' di fiocchi di avena, che dà anche un po' di consistenza in più, è molto buono. I fiocchi di avena e ancora un pochino di farina. Ok. Mescoliamo tutto. Vado con le mani perché la mia posata in questo caso non mi serve più. Perché vogliamo creare una miscela grumosa. Sì, sì. Un crumbly mixture. Perfetto. L'hai tradotto? Crumble vuol dire briciolo. Sì, sì. Sbriciolo, la sbrisolona, la nostra sì, esatto, sbrisolona. Facciamo un po' di sbrisolona.
Adesso okay. Devi riempire tu i stampini di frutta, sì, se vado. Riesci sì con la frutta, perché sennò io ho le mani piene di... Allora, dimmi tu quanto, Ok. Abbastanza, perché mi piace quando... Io faccio ribolle, così, Sì, esatto. Quando devo schiacciarli? No, lasciali così, poi con il calore. Poi sopra mettiamo... Così poco, no? No. Mettiamo, so che mi è tutto io appiccicato schiaccio. Alle mani. Vai. Ok, così. Ma quindi c'è una ricetta che ci si mette molto poco, mi sembra pochissimo, di capire. Pochissimo, è molto molto cioè, veloce. Cioè, non so quanto è la cottura, però a prepararla... La cottura sono 20 minuti. Ah, ok. Quindi mettiamo in frigo, in forno per quanto tempo? In forno per 20 minuti. A che temperatura? A 190 e poi escono fuori. Ma così. E perché tutto il sugo è uscito? Ah, mi piace così, perché li riempo tanto così, perché secondo me sono più belli se c'è la goccia che esce. Okay, perché ribollono i succhi del frutto. Okay. E poi sopra questo diventa croccantissimo, tutto marroncino, molto buono. Ma fantastico, ed è anche relativamente sano oggi, sì, mi sembra. Sì, per me è abbastanza... Sì, praticamente... cioè, c'è tanta frutta. Sì, frutta, fiocco di avena, praticamente. Sì, mi sembra che ti sei abbastanza tenuta sì, nella porcaggine. Sì, è quasi come non mangiare. No. Allora, l'unica differenza è che tu mangi e hai magnato e sei cresciuta. Sì, noi italiane magniamo... E cresciamo di lato, quindi è proprio diversa la cultura. Però io ti ringrazio, tienimene uno adesso per l'aperitivo, bene, che lo provo, bene. Sì, filo anche per te, Nardi, vuole il crumble. Grazie mille a Laurel Evans, ci troviamo domani perché sarà con noi tutta la settimana, Laurel. E adesso passo la parola a Laura Sidoti per la sua domandona. Oggi, perché non mi date la paghetta settimanale? Allora, alcune famiglie danno la paghetta, altre invece preferiscono dare i soldi ai figli quando glieli chiedono. Chi ha ragione? Allora, se esaminiamo le ragioni di chi è a favore, dicono che finché i bambini spendono i nostri soldi, mazza, è caduto qualcosa lì, e finché spendono i nostri soldi le loro richieste saranno illimitate. Nel momento in cui gliele diamo pochi, diventano immediatamente parsimoniosi. Quando iniziare, quanto dare, va collegata a qualche prestazione da parte del bambino? Allora, c'è chi dice che prima iniziano meglio è, c'è chi invece dice che bisogna aspettare che sappiano qual è il valore del denaro. Un'amica dice che da quando... dà la paghetta al bambino di 7 anni sono cessate le negoziazioni di fronte all'edicola per la bustina di animaletti, le figurine, la trottola, questo e quell'altro. Un'altra invece mi ha confessato di soffrire enormemente da quando non può più sindacare sugli acquisti del figlio, che ha a disposizione la sua paghetta e compra quel che va. Quindi quanto dare poi? In America per esempio dicono che si può dare dai 50 centesimi a 1 euro per ogni anno del bambino. Per dire, un bambino di 5 anni, se vogliamo iniziare a 5 anni, percepirà una paghetta dai 2,5 euro e 5 alla settimana. Sì, stiamo attenti però, perché la sostenibilità di questa cosa qua dipenderà dalla nostra situazione familiare. Facciamo il calcolo che se un bambino di 10 anni gli diamo 10 euro, in un anno fanno 500 euro che se ne vanno in paghetta. Va collegata allo svolgimento di qualche lavoro domestico? Per alcuni dicono di sì, perché ci deve essere un rapporto tra ciò che fai e la tua paga, come per noi adulti. Per altri invece dicono che assolutamente non deve essere così, il bambino deve collaborare in casa perché fa parte delle regole di convivenza. Anche questo è ovviabile. Un amico mi ha suggerito un metodo. Lui ha fatto due liste, uno con i lavori che vanno fatti a prescindere, rimettere a posto i propri vestiti, riporre i giocattoli, e l'altra con i lavoretti extra. Si è seduto con il figlio e il figlio ha deciso quello che sarebbe piaciuto a lui di più fare, come portare giù nel suo caso la plastica nel bidone condominiale, e da quella volta ha detto che si è sempre ricordato ogni venerdì di dargli la paghetta, tipo The Eagle Flies on Friday, ogni venerdì gli dai i soldi e non si è mai dimenticato. Questo dice che secondo lui ha tenuto alta la motivazione. Giusto controllare come spende i soldi il bambino? Anche qua dipende, all'inizio lasciamolo commettere liberamente degli errori, cioè chi dice che senza subire la gogna nostra, poi da solo imparerà con il tempo a capire dove è meglio spendere i propri soldi. C'è chi anche in America è molto comune suddividere la paghetta in due parti, una parte che può spendere il bambino e una parte da tenere per i risparmi, per il college, per delle charities, per delle associazioni. Beh, per 500 euro all'anno per 10 anni ti sei pagato l'università. Soldi. Ecco, infatti per quello una parte viene sempre tenuta da parte. E chi è contrario alla paghetta dice che noi già compriamo i nostri figli più del necessario. È vero, io sono assolutamente... Quindi dare una paghetta può spingerle a ritenere che sia un diritto acquisito e per di più a non usare con parsimonia i propri soldi in qualche modo, perché comunque i bambini ricevono
buona Natale, compleanni, comunioni, già comunque parecchi soldi. E invece poi chi è in favore dice che il bambino imparerà a gestire i soldi con buon senso, capirà come si devono essere impiegate delle risorse limitate e apprezzerà i vantaggi del risparmio. Secondo Carlo, una mia amica dice che grazie alla paghetta ha capito suo figlio qual è la relazione fra possedere belle cose e i sacrifici necessari per ottenerle e ha imparato a rinunciare a quel che è superfluo. Chi ha ragione? Ai posteri la Piero, una domanda. Sì. Ma cosa se ne fa un bambino dei soldi? Capisci subito il concetto di il comprare. Lecca. Sì. Cioè li responsabilizza da un certo punto di vista. Sono scelte personali, familiari. Sì, sì, io sono molto scettico su questa cosa. No, anch'io, anche perché in casa mia il detto era tu lo fai perché devi, non perché riceverai un premio. Quindi devi apparecchiare, devi rifarti il letto e se non lo fai, anzi era il contrario, se non lo fai vai in castigo. Non è che se lo fai ti prendi un premio. A una certa età io non credo che i bambini debbano avere i soldi. Cioè, no, sono abbastanza d'accordo. Anche perché forse io ritengo i soldi sono proprio uno strumento per qualcosa, ma non, sì, molto mercante. Sì. Voglio sentire Elisabetta a questo e poi Claudia. Su questo proposito, tu dai la paghetta ai tuoi bambini? Io sono contraria, anche perché inizio dicendoti che c'è una mia amica che ha la figlia di 8 anni, gli ha detto tesoro fammi un massaggino ai piedi della mamma e quando ha finito di fare il massaggio le ha promesso 50 euro e gliele ha date. Questa 50 bambina... euro? Vengo io. Sì. Filippo? 35 euro, io allora... 5 minuti, cosa hai detto? Ero senza parola, sì. Io sono contro. Non è molto educativo. Le volte che lui trova delle monetine nella mia borsa, che le vuole, le prende, lo mette immediatamente dentro il salvadanaio che è suo, che non lo tocca per niente, per nessun motivo. Infatti, sì, non no, ma il salvadanaio ha un altro concetto, effettivamente, è diverso dalla quella paghetta, perché sono soldi che appunto dei regali o trovate e si mettono via per un qualcosa. Sì, no, glieli do, non glieli do. È diverso, il salvadanaio è diverso. Il salvadanaio sì, perché poi è un obiettivo, d'accordo? Cioè... Ma non solo, e poi c'è quella cosa di tenerlo lì, di romperlo magari una volta per una cosa importantissima, cioè allora lì c'è veramente il premio di un desiderio molto voluto. Può servire anche per fare un regalo a papà, per fare un regalo alla mamma. Non solo per se stessi. Claudia, volevi dire qualcosa? Sì, ritorno a te. Volevo raccontare una cosa. Anch'io sono contraria alla paghetta, l'idea che i bambini abbiano a che fare con i soldi non mi piace tanto. Però noi ogni estate andiamo in questo posto nel mezzo del nulla in America dove mio marito lavora e abbiamo una vicina di casa che è la classica vicina di casa americana, che ha il compost, che è una roba di terra per fertilizzare la terra, in cui si aveva bisogno di lombrichi. Questo compost era senza lombrichi. E allora aveva detto ai miei figli, ragazzi, se mi prendete i lombrichi, ogni lombrico vi do 5 centesimi. I miei figli, tra il lombrico, che era fantastico, l'idea di... I soldi, che era un mondo totalmente strano e magico, arrivavano con centinaia di lombrichi. E la vicina a un certo punto ha detto, va bene ragazzi, basta i lombrichi mi bastano perché sennò non c'ho più soldi per pagare il mutuo. Il concetto dei soldi è quando bisogna dare ai figli, perché... è comunque importante. Certo. Sì, però magari dopo 10 anni, cioè quando iniziano le medie. Lui ha detto una cosa giustissima, Filippo, ha detto il concetto dei soldi, non i soldi. No, cioè poi, i soldi hanno un valore, è una merce di scambio. Posso dire, secondo me da quando iniziano a essere indipendenti, ad esempio, mi viene da dire, dalle medie, cioè quando iniziano ad andare a scuola da soli, cioè secondo me dovrebbero andare parallele le due cose, cioè l'indipendenza. Da quando iniziano a capire il valore dei soldi, è quello che dicevo prima, quando iniziare. C'è chi invece dice che già iniziando molto, molto presto, molto precocemente, li educhi. Le cose da dire, siamo bambini dai 7, 8, 9 anni, allora il giornalino piuttosto che... Allora sì, si può dare, non tanto la paga così a fine mese ti arriva il tuo assegno, eccetera, ma in base a quello che sono le tue esigenze vediamo che cosa possiamo metterti a disposizione. Sì, allora tu sai che puoi spendere per le tue cose, giornale, figurine, eccetera, questa cifra, allora... Va bene, ultima telefonata di oggi, ce la facciamo prenderla, pronto? Pronto, ciao, sono Francesca dalla provincia di Pesaro. Ciao Francesca, prego. Ciao, allora, volevo fare una domanda al dottor Biondi. Mio figlio ha 6 anni e durante l'ultimo anno di asilo ha fatto la visita oculistica, quella scolastica, e gli hanno diagnosticato un leggero daltonismo, nel senso che non riesce a distinguere le sfumature tra i colori scuri, tipo nero, verde scuro, nero e marrone, oppure nero e viola. Volevo sapere se è una cosa che col tempo migliora da solo, se lo posso aiutare in qualche modo. Piero, no. Il daltonismo, sicura? No, non sicura, è un difetto che rimane.
quindi sì, che ti porti avanti per tutta la vita. Sì, esistono varie sfumature di daltonismo, c'è lo daltonismo conclamato, che è quello che praticamente è una cecità verso i colori sostanzialmente, non si riconoscono le rifrazioni che la luce dà e quindi manifesta nei colori, no? Per cui esatto, non si riconosce il verde, non si riconosce il rosso, non si riconosce il blu. Questo, molto, diciamo, pericoloso in una forma per la guida? Sì, ma infatti sì, a volte gli esami della patente sono invalidati proprio perché, sai, non si riconosce la luce rossa. Il segnale. Rossa. O, al di là del fatto che poi i daltonici ovviano a questo problema in una semplicissima maniera, tu devi sapere che in un semaforo il rosso sta sopra, il giallo sta in mezzo e il verde sta in basso. Per cui quindi quando non è accesa tanto, quella sopra. Esatto, quando è accesa quella in alto è il rosso, c'è divieto di passare. Comunque, stavo dicendo, è un difetto che abbiamo noi sul cromosoma X, per cui sono colpiti per lo più i maschi, avendo due cromosomi X, avendo un cromosoma X, mentre la donna invece ha il cromosoma X e Y. Esatto, per cui è un difetto che ci portiamo dietro e che più maschile. Sì. Va bene, comunque dai, insomma, non è così invalidante, no, si assolutamente. Assolutamente no. Troverà sicuramente dei suoi modi per vedere i colori e per vedere la luce nella vita. Per riuscire, certamente. Grazie mille per aver chiamato, ciao, grazie, buona serata. Molto gentili, ciao. Grazie, io ringrazio tutti i miei ospiti, ringrazio voi, vi do appuntamento domani alle 17:40 sempre sulla 7D per un'altra puntata di Mamma Mia che settimana. Buona serata, grazie, ciao.